Bella a tutti raga da GavGamer74, ragazzuoli, siamo a giovedì 9 maggio, PES 2019, modalità MyClub, siamo con gli aggiornamenti, come al solito, del giovedì. Andiamo subito a vedere quelli che sono gli allenatori, ma più che altro per curiosità, perché al momento diciamo non sono granché orientato al cambio di allenatore, ma semmai ad avere lo stesso allenatore con un modulo diverso. Diciamo che io cerco ancora Kittelby con un modulo diverso dal suo, tra l'altro non mi è più ricapitato neanche Kittelby, scritto con la K iniziale. Vabbè, tanti allenatori con moduli particolari come questo, però niente che al momento mi possa interessare. Va bene, usciamo da quello che sono gli allenatori, andiamo nelle partite di oggi, andiamo a vedere la Challenge Cup, prima quella contro Com, e abbiamo le varie partite, dettagli di competizione. Qui è partita singola per vincere un giro silver livello più o superiore, due stelle di difficoltà, perciò discretamente facile. La Challenge Cup, vinci la partita singola per ottenere 14 preparatori di abilità, poi successivamente troveremo il preparatore di posizione e poi un giro sicuro sarà in quel European Championship Stars, che sono i pool che troviamo qua fuori. Interessante le challenge, darò un'occhiata nel pool. Come possiamo vedere ci sono l'European Championship Star, come dicevo poco fa. Ritorniamo alle partite di oggi, andiamo a guardare le sfide online. Allora, troviamo di nuovo la Cop Challenge online, ottima cosa, per 5 giorni e 10 ore a partire da oggi, e troviamo la partita singola per vincere un giro sicuramente nell'European Championship Star, ottimo. Con una partita secca, diciamo così, avete la possibilità di avere 3 giocatori nuovi nella vostra rosa. Ok, diciamo che abbiamo visto allenatori e partite. Ragazzuoli, non ci resta altro che, come tutti i giovedì, andare a girare. Penso che di qui in avanti girerò ancora più poco, perché diciamo che ormai anche il mio giocare è molto diminuito, pertanto se accumulo abbastanza, adesso al momento ho 640 monete, cercherò di mantenere il più possibile di accumulare quelle giornaliere, farò l'ingresso per prendermi le monete per poter usufruire di quelle. Non penso di qui alla fine dei campionati, che manca veramente poco, si parla di 3 giornate per quello italiano, mi sembra che quello francese se lo sia già aggiudicato il Paris Saint Germain con qualche giornata d'anticipo, insomma stanno tutti quanti i campionati europei finendo, pertanto siamo veramente verso la fine, non vedo più un grosso motivo di dover girare questi, soprattutto quelli delle squadre, delle club selection in risalto, ma sicuramente qualche giro da poter fare ancora sui Player of the Week. Quest'oggi andiamo a vedere nel profilo elenco bersagli, troviamo assolutamente di interessanti Hazard, che già possiedo ed è un 95 livellato al massimo a 41 o 40 livelli, adesso non mi ricordo, eventualmente questo potrebbe dargli uno o due livelli in più. Vedremo se saremo fortunati nel prenderlo. Abbiamo Bruno Fernandes, che quest'anno ha disputato una stagione come trequartista strepitosa, vi dico che non mi dispiacerebbe. E poi troviamo un Muslera con non tantissimi livelli di crescita, un Tosend sempre in Inghilterra, che è già di suo è un giocatore molto forte, chissà, anche questa carta è da scoprire, però anche questo eventualmente livellarlo ci vogliono 17 livelli, insomma vedremo un po'. Tutti gli altri giocatori, che a parte Alario
che comunque anche qui è giovane, bisogna spendere un sacco di punti esperienza per farlo crescere, poi magari non arriva un overall desiderato, oppure io consiglio sempre comunque di provarli i giocatori prima di spendere altri giocatori per liberarli. Fatelo, perché comunque molti possono risultare o lenti o macchinosi, e allora magari avete speso giocatori per farlo crescere e alla fine non vi torna utile. Ok, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a girare quelli che sono i player of the week. Andiamo col primo giro, mi chiudo la finestra che prima c'era Rocky fuori, un disastro. Andiamo in Italia, vuoi vedere che mi dà Felipe della spalla? Beh, si inizia con un oro, direi che possiamo skippare Felipe della spalla, 34 anni. Vabbè, comunque ha fatto una partita strepitosa, 2 gol. Ok, aggiudichiamoci anche Felipe nel mio My Club, non perdo tanto a guardarlo perché non mi interessa, sicuramente sarà un futuro allenatore. Vediamo dove va il mondo Konami, altra Europa qui, che giocatore ci potrebbe essere? Alario? Oh, è Alario. Beh, come ho detto prima, sicuramente è da provare, vedere un attimo come si muove in campo e vedere se ne vale la pena buttare altri giocatori su questo. 1,84, 26 anni, stile di gioco opportunista, argentino del Bayer Leverkusen, carta che potrebbe essere interessante, giocatore da scoprire. Le abilità non sono male, potenziato in quasi tutte le statistiche di almeno 2-3 punti, in alcune anche superiore, tipo la finalizzazione aumentato di 5 punti. Giocatore che potrebbe rivelarsi interessante, va bene. Andiamo anche con Alario per fare l'ultimo giro, poi andremo a riscattare il nostro bonus che scade oggi, mi sembra il 9. Si va in Portogallo, Rafa Silva probabilmente. No, benissimo. Non vi nascondo che è una pescata che mi gustava parecchio. Buonissimo Bruno Fernandes, tra l'altro lettera A, penso sia il centrocampista più prolifico di quest'anno, ha segnato quasi quanto Messi, correggetemi sempre nei commenti qui sotto se mi sbaglio, ma è veramente uno dei centrocampisti avanzati più prolifici di quest'anno, anzi penso negli ultimi anni di non aver mai visto un centrocampista segnare come lui. Bella carta Bruno Fernandes, probabilmente adesso diamo un'occhiata a quanti livelli, 18 livelli, zitto tu WhatsApp, ecco che parte, no questo è Messenger, scusate, abbassiamo un po' il volume, sennò ok. Scusate, allora andiamo con l'ultimo tiro, ho preso Bruno Fernandes, sicuramente nei suoi 18 livelli di crescita potrebbe diventare un trequartista da 91, 92 o 93 di overall, interessante come carta, interessantissima, questo è un giocatore sicuramente da provare, sarà un giocatore molto dinamico, fisico poco, però molto molto veloce, un trequartista anche con un discreto tiro, potenza di tiro 90, è da provare, ottima pescata con Bruno Fernandes. Hazard già lo possedevo, non vi nascondo che questa pescata qui mi sarebbe veramente piaciuta perché probabilmente questo Hazard sarebbe stato molto più forte del mio precedente. Ok, andiamo a vedere in posto in arrivo di ricevere l'ultimo agente speciale della campagna My Club che scade oggi, il 9. Ok, andiamo subito a girarlo, andiamo in contratti,
andiamo nell'agente speciale e andiamo nel Silver. Giriamo subito il mondo Konami, vediamo dove ci porta per quest'ultimo giro, vediamo con chi ci salutiamo. Si va in Francia, vediamo un po'. Palla oro, beh, già meglio dell'argento. Lima, TS, vabbè, sicuramente un ottimo allenatore per la mia squadra, per quelli che sono i miei giocatori che ancora devo finire di potenziare. Vi avevo promesso e ve lo porterò un video con diciamo la mia squadra con l'overall maggiore e i livelli più potenziati, anche con i panchinari diciamo quasi tutti livellati, e ve lo porterò con il dovuto tempo, tanto voglio dire di qui alla fine abbiamo ancora un 3-4 appuntamenti sicuramente per quello che riguarda i Player of the Week. Prima di questo farò il video, pertanto io al momento vi lascio con i miei saluti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like per supportarmi. In previsione si parlerà anche tanto sul canale di PES 2020 col nuovo arrivo. Insomma, ragazzuoli, se mi volete trovare, trovate il link in descrizione del gruppo storico di PES, ovvero PES Italia, sempre qui sotto in descrizione. Ne approfitto per salutare gli admin Fabrizio Tropeano e Rudy Salerno, l'altro moderatore del gruppo che è Davide. Saluto tutti i ragazzi chiaramente di PES Italia, gli amici che mi conoscono, faccio gli auguri a Simone Clemente che è il suo compleanno oggi. Saluto anche Roger che sempre carinamente quando ha tempo mi prepara le copertine, lo ringrazio veramente sempre tantissimo. Saluto Federico Bocchi, a tutti gli altri ragazzi del gruppo, Nello e quant'altro che ci siamo conosciuti in questi ultimi mesi. Benissimo ragazzuoli, ci si vede il prossimo giovedì con il nuovo aggiornamento di PES con Lucas Lima da GavGamer74. Tutto bello a tutti, bella, ciao!